Questo è il mascara di Yves Saint Laurent, L'Effet Fossil, che è un mascara che praticamente ho ricevuto in regalo dopo che ci fu un boom su internet per quanto riguarda la sua resa sulle ciglia. È praticamente un mascara di fascia alta perché si aggira intorno ai 30 euro e più e ha diverse colorazioni. Questa in particolare è color borgogna, che effettivamente probabilmente tra quelli visti in giro era veramente tra i colori più belli. E oltre questo di borgogna io ho provato anche quello di Kiko, che però aveva una resa estremamente naturale, che si scioglieva sugli occhi e non rendeva per niente magnetico lo sguardo e anzi anche il colore stesso spariva. Questo devo dire che di suo ha il vantaggio che proprio la colorazione non solo è bella, ma tende anche in qualche modo a valorizzarsi, a vedersi bene sulle ciglia, soprattutto sotto la luce del sole. Per quanto riguarda il resto, devo dire che, come vedete voi stessi, lo scovolino sembra solo una cosa piastrecciata e disordinata che praticamente la consistenza del prodotto stesso va in qualche modo a penalizzare anche la resa delle setole, anche semplicemente senza utilizzarle. Capirete bene che questo poi favorisce anche un certo tipo di prestazione poco valido sulle ciglia stesse. Effetto ciglia finte? Assolutamente no, nel senso che se una persona non gode già di diciamo di un'arcata ciliare bella densa, al quale appunto ad andare ad aggiungere colore, devo dire che in più questo non dà assolutamente niente. Questo ce l'ho da diverso tempo, l'ho usato molto, soprattutto con colori con cui mi piaceva abbinarci il borgogna per risaltare ancora di più il colore dell'ombretto. Quello che ho notato è che appunto passare da un effetto giornaliero o comunque piuttosto naturale a quello effetto drammatico, non lo so, probabilmente facevo troppe poche passate, ma mi sembrava sempre di doverlo lavorare troppo e in modo continuativo, con il rischio poi in realtà di rendere anche una sorta di grumatura tra le ciglia e di appesantirle. Inoltre vi faccio vedere come questo scovolino rilasci una quantità di prodotto imbarazzante, consistenza estremamente gommosa, cosa che ho verificato che in realtà è vero che questo ce l'ho da un po' di tempo, ma questa cosa ha cominciato a manifestarsi dopo pochissimo tempo che ce l'avevo, non essendo il tipico mascara da tutti i giorni, quindi che aprivo continuamente, mi è sembrato strano che, diciamo, facesse questa cosa qui, cioè non entra neanche dentro. E pulire lo scovolino prima dell'applicazione è qualcosa che ho provato ed è probabilmente quella che riesce solo vagamente a ridistribuire le setole dello scovolino stesso per ridargli forma. Perché se no anche nella pulizia le setole tendono a appiccicarsi tra di loro, quindi diciamo che la consistenza del prodotto fa gioco forza sulle setole e non sono le setole che gestiscono il prodotto stesso. E questa cosa mi sembra piuttosto grave per un prodotto di fascia alta di prezzo, per cui dovrebbe essere lo scovolino che fa il lavoro con il prodotto e non il prodotto che manipola addirittura lo scovolino, per cui poi quando andate a fare la passata sulle ciglia in realtà diventa un po' una massa in forma di mascara. E non so se è un problema che è capitato solo a me, sinceramente. Vi faccio vedere pure come rientrandolo dentro ci vuole pressione, perché quella cosa gommosa blocca anche lo scovolino all'entrata. E non so se è un problema perché magari non so, un errore di produzione, c'è stato qualche difetto, magari c'entrava troppa aria sin dall'inizio. Boh, questa gommosità in un mascara a me non si era mai verificata, sinceramente, quindi mi sono sentita un po' in difficoltà perché, appunto, essendo un mascara costoso, uno si aspetta una prestazione di un certo tipo, di poter continuare ad usare anche tutto il prodotto che c'è all'interno fino all'ultimo, invece questo si è praticamente gommizzato prima del tempo. E quindi, per quanto ho sentito parlare bene di questo tipo di prodotto, io sinceramente non lo ricomprerò.